una partenza diciamo abbastanza lenta. Mi sembra che con questo cambio di allenatore il Teramo sta risalendo, ha delle ottime potenzialità in un girone complesso, molto competitivo. Il presidente lo conosco ormai da diversi anni, Luciano Campitelli lo conosciamo bene, un presidente vulcanico, dalle giuste ambizioni, ed è un presidente da tenere, a mio avviso, in grande considerazione in un momento di grande difficoltà per il sistema calcio, soprattutto nel mondo professionistico meno importante. Sì, è un presidente che sostiene grandi sacrifici, come la categoria richiede. E, i dirigenti, la società Teramo, è una società che ha sempre dimostrato grandi qualità. Io devo dire, da abruzzese, devo tenerli da conto, perché è rimasta l'unica realtà nel mio calcio professionistico, e quindi auspico e mi auguro che attraverso i suoi sacrifici, attraverso i risultati che danno sicuramente linfa ed entusiasmo a questi sacrifici, sia Campitelli sia la città di Teramo possano trovare grandi soddisfazioni per far sì che questa categoria possa essere prima conservata e poi, nei limiti del possibile, soprattutto nei limiti dei risultati sportivi, possono essere migliorati.